Perché il debito, una volta che l'hai fatto, l'hai fatto. E c'è un effetto, quello che Duesenberg chiamava ratchet, che non torni più indietro. Il meccanismo del debito fatto in grande quantità è un meccanismo su cui i politici italiani giocano da decenni. Io ormai il debito l'ho fatto, che cosa volete farmi? Costringermi al default? Mi dovete dare una mano, perché se faccio default, ho talmente il corpo riempito di dinamite, chiodi, che vi tiro giù tutti. Quindi evitate di farmi esplodere. D'accordo? Questo è il primo argomento, che si può tradurre in un secondo, che è come il keynesiano ossessivo, poco furbo, religioso, si ritrova, si risveglia la mattina, è diventato Modern Monetary Theory, è diventato di fatto un sovranista alla Borghi, perché è quello che sta succedendo. Che continua a ripetere, prima chiedeva se la banca centrale ha finito i soldi. Che è la classica battuta alla Borghi, no? Quelli che pensano che il problema della ricchezza è stampare tanti soldi. Se hai i soldi, la salute, i vaccini, gli aerei, il cibo, le telecomunicazioni arrivano automaticamente. Il problema è stampare i soldi. Siccome le banche centrali possono stampare i soldi, io voglio la ricchezza. Vi ricordate i dibattiti con Mosler, con Viti e così. Quindi fa questa battuta. Poi, più recentemente, ne ha fatto un'altra che rivela il punto. C'è un'alternativa alla monetizzazione del debito o alla sua cancellazione parziale e totale? Questa è la politica del fait accompli. No? Ormai il debito c'è ed è arrivato a livelli che, mentre per alcuni paesi è sostenibile, per altri, come l'Italia, dà tutta l'impressione di non essere più sostenibile. Ora, caveat, è vero che non è sostenibile per l'Italia? Falso. Anche il debito italiano è sostenibile, esattamente come quello giapponese. È sostenibile se cambi politica e l'Italia diventa un paese che cresce invece di un paese che implode. Se l'Italia è un paese che implode, ovviamente il debito non è sostenibile, ma non perché è diventato 160. In Argentina, che è un paese che implode da decenni, il debito è non sostenibile a percentuali molto più basse del PIL, no? Hanno appena calato le brache e promesso riforme delle pensioni, tagli della spesa pubblica, molto stigliziano questo ministro nuovo del tesoro. All'IMF perché hanno bisogno che l'IMF gli ripresti i soldi. D'accordo? Questo è il secondo errore del keynesismo diffuso dell'Europa economica, questo include i francesi, gli inglesi e il pensiero dominante nella Commissione. Se tu continui per decenni ad accettare e spiegare che attraverso l'emissione di debito e la spesa pubblica in deficit, che sostieni la crescita, che mantieni i livelli del reddito, che crei crescita del PIL fondamentalmente, come hanno continuamente ripetuto. E nonostante le prove al contrario, perché il rapporto debito-PIL ti cresce continuamente, dimostrando non matematicamente o teoricamente o in termini di ideologia o di chiacchiere tra economisti, ma nei fatti, che quello che stai dicendo è una stronzata, okay? Perché la prova provata che i moltiplicatori non esistono è semplice. Tutti i paesi, invece di fare politiche di offerta serie, hanno fatto politiche di debito e di spesa, ripetendo ossessivamente che il magico moltiplicatore gli avrebbe fatto crescere il PIL, avrebbe risolto i problemi, hanno tutti visto il loro rapporto debito-PIL crescere nei decenni. Tutti. Non c'è una singola eccezione a questa regola. Una. Non serve nessun teorema, non serve nessun paper di economia. Complicato e sofisticato per provare che sono cazzato. Il problema è che il keynesiano ossessivo che da anni dice verrà, vedrete che verrà la crescita, basta prendere un po' di più, oggi si trova con le spalle al muro. E allora è costretto a diventare monetarista. Tant'è che sui social sono già spuntati il keynesiano ossessivo religioso, ideologico che non riesce a fare autocritica perché sotto sotto crede nella luna nel pozzo, è già lì che dice dobbiamo prendere noi, e non faccio nomi, ma a chi segue i social li ha presenti, economisti. Dobbiamo essere noi, economisti di sinistra, dice, non vuole includere me, sia chiaro, se stesso, includono se stessi e i loro amici, a prendere in mano l'idea della monetizzazione, del condono parziale, del default parziale, della ristrutturazione, della monetizzazione fondamentalmente, poi insistono su quello perché hanno paura di dire ristrutturazione, perché altrimenti lo prenderanno in mano i borghi e i bagnai. È una logica fantastica, fantastica. Cioè, tu sai, hai ripetuto per anni che quelle sono follie, che fanno danni. Adesso hai creato una situazione che rende quelle follie
come dire, non necessarie, obbligatorie, come una specie di, come dire, risultato d'equilibrio, no? Della situazione che hai creato. Non che siano utili, non saranno utili, produrranno disastri diversi, ma le rende quasi inevitabili, rebus sic stantibus. E allora dici, adesso dobbiamo dirlo noi, perché altrimenti lo dicono gli altri e mi tocca dargli ragione. Ma gli hai dato ragione nei fatti, non adesso dicendo che devi monetizzare, ma prima accumulando decine di punti di PIL di debito e nella coscienza profonda che quello che stavi facendo era comprare voti, non fare crescita. C'è uno sbaglio di fondo del mondo economico dominante, no, a quella quale non appartengo, dell'ortodossia, chiamiamola pseudo-keynesiana, che ha venduto per decenni l'idea che fare debito è buono e ci farà crescere, adesso si trovano tutti a diventare seguaci di Mosle. È fantastica questa cosa. Adesso diventeranno tutti seguaci di Mosle.